Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi analizzeremo la versione 1.5 di Total Mix FX di RME. In questa versione infatti potremo controllare il Total Mix da un computer remoto o da un iPad direttamente dall'applicazione Total Mix Remote. Per prima cosa verifichiamo che il computer e l'iPad siano innanzitutto sullo stesso network. Accediamo al menu Options, Network Remote Settings e controlliamo che Enable Total Mix Remote Server sia flaggato. Dopodiché prendiamo nota dell'IP address che ci viene mostrato. Lasciamo invariata la porta selezionata, clicchiamo su OK. Dopodiché dal nostro iPad lanciamo direttamente il Total Mix Remote. Andiamo su le preferenze e all'interno del host name IP address inseriamo lo stesso IP address che abbiamo appena notato. Facciamo done e automaticamente troveremo la UFX sincronizzata con il Total Mix. Possiamo infatti già vedere quanto sia veloce il response sui tasti. È immediato infatti. E possiamo controllare ogni singola funzione, le mandate, i fader, l'apertura delle preferenze del canale, il compressore, l'equalizzatore, la possibilità di espanderlo per cui lavorare meglio poi sulla parte che ci interessa. Vediamo anche la possibilità di lavorare sulla matrice direttamente e ovviamente gli snapshot richiamabili direttamente dalla finestra di snapshot. Spero che questo brevissimo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari e al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!